fosse messa a verbale che la presenza dei carabinieri nell'aula del Consiglio è un fatto eccezionale e gravissimo. Non abbiamo paura dei carabinieri, noi. I cittadini devono sapere che all'opposizione non è consentito di fare il proprio lavoro perché siamo continuamente ingiuriati e minacciati dalla giustizia. Se è l'opposizione che continua a ostacolare il nostro lavoro, siete voi che ci minacciate con le vostre astensioni, con i vostri emendamenti. Noi esercitiamo il nostro diritto dovere per cercare di impedire le schifezze che voi state facendo con il vostro piano per la ricostruzione. E vorresti dire? Lo sapete bene. Che siamo corrotti, di. Siete corrotti! Le prove dove sono? Dirale fuori! Non ce le hai, e sai perché non ce le hai? Perché le avete nascoste! Perché non ci sono! E voi il magistrato le prove! Sì, sì, buono quello! Ma tu vuoi una prova? Io ti spacco la testa! Così tutti quanti vedranno la tua bella testa spaccata! E questa è una prova! A verbale! Tu non puoi fare come ti pare! Che pigliacci da chi decide tu? E a me che mule vaccino da lui, eh? Valentini, noi ci dobbiamo incontrare a mezza strada. O vuoi capire sì o no? Prima mi dovete dire dove sta Ferrara. Mi dovete restituire il corpo. Parla con te. Io? Io Antonio Ferrara non l'ho aggiuducato proprio. E invece a mio cugino chi l'ha acciso? A me otto me l'avete acciso. Più Ferrara nove. Nove uomini miei. Abbiamo il mandato degli elettori. Se non ci volevano, non ci votavano! A voi non vi hanno votato! Ma i voti sono stati comprati! Con i soldi del terremoto! Con i soldi del terremoto! Scusate, si può fare una domanda? Come mai le ditte che hanno vinto gli appalti non avevano neanche le attrezzature necessarie ai lavori? Il comune ha avuto la bellezza di 22 miliardi di lire per la ricostruzione. Eppure sono 5 anni che i lavori come cominciano si fermano. Chi ha vinto le gare sta in villa, i terremotati nei container. Poi tutte le gare sono state vinte con poche migliaia di lire di scarto. Non è strano, signor sindaco? Ma questa è una seduta del consiglio o una conferenza stampa? No, il giornalista ha ragione. E noi lo dobbiamo spiegare perché queste case non sono ancora pronte. E speriamo che questa verità venga scritta sui giornali. E la verità è che è tutta colpa dell'opposizione che fa ostruzionismo, che blocca i lavori per mettere questa giunta in difficoltà. Ecco la verità. Allora perché non fornite un bel elenco con i nomi delle ditte che hanno partecipato agli appalti? Ma quale elenco? L'elenco è pubblico, se vuole ci faccio fare una fotocopia, la vuole? Sì, grazie. Però mi ci mette accanto i nomi e le cifre che erano dentro le buste di quelli che hanno vinto e di quelli che hanno perso. Ma scusi, ma lei che cosa sta cercando di dire? Beh, lo sa che un azionista della CEMI è parente stretto di un camorrista latitante? Questo signore come ha fatto a vincere l'appalto? E come faccio a saperlo io? Ma sicuramente si tratta di una gara regolare. Regolare? Su un contratto da 2 miliardi un'offerta più bassa di 50.000 lire? Lei la chiama regolare? Ma come si permette? Questa è una calunnia! Ma tu per chi la vuoi? Chi ti paga? A me il giornale. Poco, ma il giornale. A lei invece? Ora stai esagerando, ragazzino.